Benvenuti a bordo, viaggiatori. Io sono Grizzly e l'altro giorno ho avuto finalmente la possibilità di vedere il film Raya e l'ultimo drago, film della Disney del 2021, del quale vi vorrei parlare oggi. Vorrei farlo come mi piace farlo a me, quindi presentandovi due punti positivi e due punti negativi su questo film, anche una nota in più, una cosa che mi ha fatto sorridere e una cosa che mi ha fatto storcere un pochino il naso, a parte i due punti positivi e i due punti negativi, ma nel farlo devo dire che dovrò affrontare profondamente questo film, così profondamente da fare degli spoiler, per cui prima di continuare vi dico che se non avete visto questo film andate assolutamente a recuperarlo, anche perché è veramente molto bello, questo è lo spoiler che posso permettermi, un film da guardare con tutta la famiglia, è molto divertente, è molto simpatico, è molto piacevole, è di grandissimo intrattenimento, dura poco più di un'ora e mezza, circa un'ora e quaranta, e volano, letteralmente. Ma adesso andiamo ad analizzare un po' più nel dettaglio questo film, in questo nuovo episodio di Diario di Viaggio on the Road. Cominciamo dalla scena che mi ha strappato un sorriso. Antefatto, ho guardato il film in italiano, poi, alla fine della visione, l'ho riguardato subito dopo in inglese, da una parte per capire com'era la situazione anche a livello di differenze di doppiaggio, dall'altra perché nel frattempo ho preso degli appunti per questa recensione. E ho notato questa scena in inglese, che in italiano è stata resa in maniera differente. Sisu tocca il pezzo di gemma di Raya e comincia a brillare. Raya le dice «Ehi, stai brillando, sai cosa significa?» significa, Sisu le dice «non mi servirà più una torcia», ma in inglese le dice «I no longer need a nightlight», significa «non mi servirà più la lucina notturna». E mi ha umanizzato il personaggio di Sisu, me la sono immaginata in cameretta con l'orsacchiotto. M'ha strappato un sorriso, lo ammetto. Scena che invece mi ha lasciato completamente interdetto. Sisu porta Raya nel tempio dove si conservava la gemma intera, sposta un pochino di Rovi, fa vedere il primo drago pietrificato, questi sono i miei fratelli. Raya dice «non sapevo che fossero qui». Come scusa? Aspetta, 500 anni che fate la guardia a quel luogo! Avessi detto «non sapevo che erano i tuoi fratelli», ok, ci sta. Ma che significa «non sapevo che fossero lì»? 100 anni che fate la guardia in quel luogo e non avete notato che c'erano quattro draghi pietrificati lì intorno? Comunque cominciamo dal punto 1, secondo me positivo, la trama. La trama è estremamente semplice, quasi un cliché. Abbiamo questa battaglia con il nemico, il Drun, che ha provocato la sparizione dei draghi, e con la sparizione dei draghi l'aumento delle ostilità tra gli uomini, avremo bisogno di un'altra battaglia contro i Drun, avremo bisogno del ritorno dei draghi per ritrovare l'armonia tra gli uomini, e nel frattempo vedremo il personaggio di Raya che fa questo viaggio per completare se stessa e trovare l'unione tra i popoli. È una trama molto molto semplice, eppure è sviluppata veramente molto bene. Mi è piaciuto il modo di svilupparla, l'avventura che viene raccontata. Come ho detto, è un'ora e quaranta di film, eppure vola via, perché riesce a prenderti, riesce a caricarti. Non ci sono parti cantate, c'è una bella colonna sonora, però non ci sono parti cantate come in molti altri cartoni animati Disney. E questo lo rende un film forse un tantino più adulto. A qualcuno non piace questo discorso, onestamente a me non fa né caldo né freddo. Mi è piaciuto poi questo discorso del fantasy, che un po' rompe con il cliché del fantasy. Non abbiamo per esempio i classici quattro elementi, inoltre è molto bello questo discorso di Sisu, che è un drago dell'acqua, e del principale villain, che sono i Drun, che sono una forza come il fuoco. Secondo punto, secondo me negativo, c'è una eccessiva facilità da parte degli uomini a pugnalarsi alle spalle, talmente eccessiva che questo stride un po' con la trama, lo vedremo eventualmente nel quarto punto, perché il discorso è che è difficile credere che persone che sono abituate a pugnalarsi alle spalle, letteralmente a ogni piesso spinto, possano decidere di tornare a vivere tutti quanti in armonia semplicemente perché sono tornati i draghi. Anche perché, e sarà la stessa Sisu a raccontarcelo, raccontandolo a Boon sulla barca, il Drun, questa villain, questa fiamma che è
pietrifica le cose, è venuta come un flagello nato dall'umana discordia. Dunque c'era quando ancora c'erano i draghi, c'è ancora di più dopo che i draghi sono finiti pietrificati, e ci sarà ancora anche dopo il ritorno dei draghi. Le persone non cambiano dall'oggi al domani, e il fatto che c'era questa discordia, il fatto che il Drun era diventato un pericolo sempre maggiore, significa che la discordia tra gli uomini era già serpeggiante e crescente quando ancora le cose andavano bene. Per cui è un po' difficile da credere che con il ritorno dei draghi ritornerà facilmente anche l'armonia tra i popoli. La stessa Virana, quando viene a sapere che un drago è stato evocato, anziché puntare al ritornare verso l'armonia dei popoli, punta subito a pensare al proprio tornaconto personale. E quindi è difficile da credere che gli altri popoli... ah, ci sono i draghi, va bene, buttiamo tutta la guerra nella spazzatura. Punto 3, che comunque ho trovato molto positivo, molto bella quest'idea di Namahari, che sembra essere il villain, sembra essere il principale antagonista, e poi risulta essere la soluzione del problema. Molto bello questo percorso che fa, il fatto di essere una Dragonerd, il fatto che l'evocazione di Sisu comincia a cambiare un po' le sue idee, il fatto che alla fine capisce qual è il sacrificio che deve andare a fare. È molto bello questo percorso, quindi mi è piaciuto questo discorso. E infine punto 4, secondo me negativo, la quantità letteralmente industriale di buchi di trama, di plot hole che ci sono. Tralasciando le scenette anche stupide, come per esempio Tuk Tuk, che in fondo è anche la spalla comica e che c'ha i momenti in cui resta schienato stile tartaruga. Ok, ma puoi arrotolarti e rotolare su te stesso. Abbiamo per esempio Raya che ha rubato la pergamena con la mappa. Per farci cosa di preciso? Che doveva andare alle foci dei fiumi? Lo sapeva già. È l'unica mappa con le foci dei fiumi in tutte le Cinque Terre, non quelle, le altre Cinque Terre. Non lo so, mi ricorda molto la Evil Overlord List, video linkato sul doobly-doo e sulla scheda, in cui ci saranno svariate copie dei documenti importanti, ma mi sembra comunque difficile da credere che l'unica mappa con le foci dei fiumi sia quella in possesso del regno di Zanna. O magari serviva per il rito di evocazione del drago? Ma il rito è cantato. Oppure abbiamo Raya e Namahari che si incontrano sulla sponda del canale vicino a Zanna. Namahari vuole farle credere di aver portato l'ultimo pezzo di gemma, ma poi c'è questa lotta che finisce con Sisu colpita dalla freccia della balestra di Namahari. E a questo punto i due personaggi vanno a Zanna prima di sfidarsi. Perché? Erano già uno di fronte all'altro. Che senso ha? E infine, un ultimo punto, tutte le persone vengono pietrificate nella posizione di lasciare un dono, che è una cosa che viene molto richiamata anche da Sisu, portiamo un dono. Bene, tutti vengono pietrificati in quella posizione, anche i draghi. Persino Raya, al momento clou, viene pietrificata in quella posizione. Tutti gli altri no. Qual è il motivo per cui vengono pietrificati in un'altra posizione? Non è neanche la questione del perché hanno fatto il sacrificio in un certo modo. Insomma, secondo me questi erano quattro punti, due positivi e due negativi, a proposito del film Raya e l'ultimo drago. Voi che cosa mi raccontate? Siete d'accordo con questi punti? Avete visto altri punti che si possono considerare positivi, o altri punti che si possono considerare negativi? Avete notato altri plot hole? Avete notato altre situazioni? C'è stato un punto del film che vi ha fatto sorridere più degli altri? C'è stato un punto che vi ha lasciato storcere il naso, per così dire, più degli altri? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDBOTR. Bene, io sono Grizzly, spero che abbiate visto questo film con tutta la famiglia e che vi sia piaciuto. Se sono riuscito a farvi conoscere un film molto interessante, come sempre, pollice in alto e condividete con gli amici, anche su WhatsApp, Telegram e gli altri social, magari con gli amici che hanno dei bambini che potrebbero proprio gradire questo film. Iscrivetevi al canale e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Sì, un tantino simile all'odore di drago richiamato da Tong, ma forse un po' meno penetrante. Inoltre vi ricordo il canale Telegram, linkato sul doobly-doo e sulla scheda, per piccole curiosità dietro le quinte e notifiche quando pubblico nuovi video o vado live sulle app social. Infine, segnalatemi in un commento se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi su Diario di Viaggio on the road. Io sono Grizzly e questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!